una politica fallimentare del governo che ha prima sostenuto con forza il dittatore Gheddafi, che oggi è costretta a intervenire con un intervento autorizzato delle Nazioni Unite per proteggere i civili, ma che non è sufficiente. Occorre investire nella cooperazione, nella protezione dei profughi e far sì che il nostro paese possa continuare a contare nelle istituzioni internazionali e non essere vittima di un dibattito localistico e che non protegge gli interessi del nostro paese.